inflazione, aumento dell'energia e crisi internazionali sono alcuni dei fattori che hanno portato ad un aumento tendenziale della TARI, la tassa sui rifiuti. Ad Ancona si tocca un record del più 7% rispetto all'anno scorso, maglia nera, insieme a Perugia in tutti i comuni d'Italia. Siamo andate a sentire cosa ne pensa la gente di questi aumenti e di come sbarcare il lunario alla fine del mese. Sentiamo. L'abbiamo già pagata. Quanto pagate, se posso? Di preciso non so, ma è sui 130. Insomma, si fa sempre più fatica, insomma, con queste tasse. Tanto bisogna pagarle. Quando ti viene la bolletta non le metti, non le scarichi, bisogna che le paghi. Non le guardi e basta. La prima tre io ce l'ho in due tranche. La prima non l'ho pagata perché la pagherò in seguito. E l'altra la pago proprio quando ha scadenza, pare a dicembre. Però pago 200 e rotte 130, mi pare 130 l'altra. Una casa di 50 metri quadri. Facendo un confronto con gli anni scorsi si nota che tutto è più caro rispetto a qualche tempo fa. Però andiamo avanti, anzi, ripeto, con la mia pensione ci si vive bene, ma io penso sempre a quelle persone che purtroppo prendono il minimo e vanno avanti a fatica. Mantenere una casa è cara a prescindere dalla TARI, ma c'è condomini, c'è mantenere una casa, ripeto, non so in altre città, però vedo che è cara e a volte, non a volte, spesso penso, famiglie che hanno un solo stipendio, però... Ancona vedo che è abbastanza cara. Io quando ritorno a casa ogni tanto in Toscana vedo anche prezzi della spesa, è molto diversa. Il nucleo familiare mio è composto da tre persone, quindi paghiamo 174, poi per due perché l'acconto è il 50%, quindi sono 300, beh non è poco, ma forse solo questo, tasse sulle tasse, guardate le bollette, i nostri bei politici quanti ne sono, 6,50, 7,50 che vogliono ridurre, nessuno ci ha messo mai mano a questo, paghiamo le tasse sulle tasse nelle bollette e poi la tassa sul bollo della macchina, anche la macchina è di nostra proprietà, ci abbiamo pagato l'IVA, ci paghiamo il bollo alla regione, qui noi paghiamo sempre, infatti proprio adesso stavamo parlando di pensioni, come fanno quelli che stanno in pensione a pagare tutto? Alla fine, non so, detratte le spese, fortunatamente noi siamo privilegiati che siamo proprietari di appartamento, come il 78% degli italiani, ma chi deve pagare anche la casa? Come fa? È quello che ci chiediamo.